di cielo, il tuo sorriso Maria, che ci dona la pace e la gioia nel cuore. Sono dolci carezze, quelle che tu hai per me, ma non sono degne di te, oh dolce madre mia. Voglio cantare per te la mia voce fra gli angeli che lodano il tuo nome, benedicono il tuo sì, madre. Devo donarti la vita mia, perché sono tuo figlio nel cuore e nell'anima mia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi ed il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giriamo le opere del Fiat Redimente, meditando i misteri dolorosi del Santo Rosario. E nel primo mistero doloroso contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi. È facile girare durante il tempo della passione di Gesù, soprattutto quando si è familiari con le ore della passione. Sappiamo che la preghiera di Gesù nel Getsemani fu preceduta non solo dall'ultima cena, ma dal drammatico commiato tra Gesù e Maria, la dolorosa separazione, che è il primo momento in cui mettere un grandissimo e riconoscente ti amo e ti ringrazio ad entrambi che offrirono questo grandissimo sacrificio dell'estrema separazione, della rinuncia l'uno all'altra per poter portare a compimento la grande opera della redenzione e adempiere la divina volontà. Sappiamo anche che Gesù durante la passione spirituale nell'orto degli ulivi visse in maniera intensissima e assai più profonda di quello che sarebbe poi accaduto dopo nella realtà dei fatti tutta quanta la passione. Ricordiamo i flagelli di fuoco, i chiodi di fuoco, le spine di fuoco di cui si parla nelle ore della passione che stritolarono completamente la sua umanità. E mettiamo il nostro ti amo in ognuna di quelle mistiche ma dolorosissime piaghe prodotte da questa particolare
esperienza di Gesù. Sappiamo anche il motivo reale per cui egli disse: Padre, allontana da me questo calice. E che cos'era questo calice? Tuttavia non sia fatta la tua ma la mia volontà. Era il dolore immenso di Gesù di vedere le anime andare al suicidio spirituale, andare alla perdizione, uscendo dalla divina volontà per vivere in balia della propria umana volontà, la fonte di tutti i dolori, di tutte le sofferenze, di tutte le disgrazie, di tutto il malessere delle vite umane e di come purtroppo l'uomo si autocondanna a vivere una vita assolutamente indegna di essere vissuta, dando a Gesù il dolore immenso di non potergli fare nulla. Sono le anime di coloro che volontariamente si mettono nella condizione di essere insalvabili, perché non vogliono lasciare spazio alla grazia di Dio e accogliere la forza santificante e sanante della divina volontà. Noi mettiamo un grandissimo bacio, un grandissimo ti amo, con il cuore così tanto addolorato di Gesù e per questa tragedia. Lui ne percepisce molto meglio di noi tutta la portata e gli fece sudare dolorosissimo sangue e uscire, appunto, non per una volta sola, ma per tre volte, questa frase, ricordando la quale cominciamo a pregare la decina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero doloroso contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Anche qui entriamo nella divina volontà, ci rendiamo presenti nel divin volere che oltrepassa i confini del tempo e della storia alla scena della flagellazione, non soltanto per
assistervi anche qui con la ricchezza di particolari che conosciamo dall'ora della passione, ma anche per compatire, per riparare Gesù, per consolare Gesù, per dare a Gesù la forza di sopportare tanto dolore, ecco, vedendo una schiera di anime che lo amano, ecco, che non hanno mandato in fumo tanto dolore, che non lo hanno sprecato, che non lo hanno dissipato, disperso. Sappiamo sempre dalle ore della passione che fu triplice la flagellazione di Gesù, ricorre tante volte questo numero 3, tre ore nel Getsemani, tre volte Gesù prega il Padre che passi da lui il calice, tre volte viene flagellato, gli altri tre li vedremo nei misteri successivi, flagellato prima con le funi, poi con le verghe e poi con i flagelli piombati, ecco, quelli che sono rimasti particolarmente visibili e impressi nella sindone. Sappiamo che brandelli di carne di Gesù caddero sulla terra e che, terminata la flagellazione, Gesù stesso svenne nel suo sangue, boccheggiando in esso. Mettiamo tutto il nostro amore, tutti i nostri ti amo, tutti i nostri ti benedico, ti ringrazio, ti adoro, in ciascuna stilla di sangue fuoriuscita dal corpo sacratissimo e santissimo di Gesù. Compatiamo Gesù anche nella sua vergogna, ecco, nel vedersi dapprima nudo e poi con un corpo praticamente ridotto in uno stato peggiore di quello di un lebbroso, che era il più bello tra i figli dell'uomo. Ci facciamo vicino a Gesù e proponiamo di e gli offriamo tutto quanto il nostro amore, tutto il calore del nostro affetto, ecco, per ripararlo di tanto odio e per ricompensare il gelo, il ghiaccio, ecco, dell'indifferenza e della freddezza nei suoi confronti. E chiediamo a Maria Santissima conisca le sue riparazioni, il suo amore, la sua dolcezza e la sua tenerezza verso Gesù, alla nostra povera miseria, ecco, perché Gesù possa sentire vicini e calorosi i nostri cuori, i nostri affetti, la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza e la nostra adorazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel terzo mistero doloroso contempliamo l'incoronazione di spine di Gesù. Giriamo anche in questo mistero, facendoci presenti nel divin volere in cui ci fondiamo, al terribile supplizio della coronazione di spine, che dalle ore della passione sappiamo anche questa essere stata triplice, subito dopo la flagellazione la prima, e quando Gesù, ecco, fu spogliato del mantello e gli rimisero le sue vesti prima della Via Crucis, della partenza per la Via Dolorosa, e poi sulla cima del Monte Calvario. Sappiamo che le spine gli trapassarono la testa, arrivarono fino ai bulbi oculari, fino alle orecchie, fino alla bocca, passando per le zone della testa, fino alla nuca, dolori assolutamente atroci. Sappiamo che nello strappare e rimettere la corona di spine si spezzarono delle spine, ecco, rimasero infisse nella sacratissima testa del Signore. Questo fu un dolore assolutamente allucinante, ecco, e sappiamo che la grande Santa Rita d'Acacia ebbe solo una spina delle tante di Gesù e soffrì veramente delle pene atroci per molti anni della sua esistenza. Quindi è un dolore che non possiamo immaginare. Un dolore così grande per peccati che quasi nessuno confessa, perché la coronazione di spine fu per i peccati di pensiero, che difficilmente le persone confessano. E sono quelli che danno vita ai primissimi vizi capitali, perché la superbia e l'avarizia, che sono peccati anzitutto di pensiero, sono i primi due vizi capitali, prima della lussuria, insomma, che eppure è così grave e così diffusa. Dobbiamo contemplare in questo mistero, ecco, i danni grandissimi della superbia, di questa mala pianta in tutte le sue orribili ramificazioni, non soltanto la brame di primeggiare, di essere superiori agli altri, l'arroganza, il trattare il prossimo in maniera altera, con sufficienza, aspra, sgarbata, ma c'è anche l'orgoglio di chi non riconosce i propri errori, di chi non torna sui propri passi, di chi non chiede perdono, di chi non si ferma quando imbrocca qualche strada balorda prima che sia troppo tardi, di chi teme di fare brutta figura nel tornare indietro, nel riconoscere i propri peccati, i propri sbagli. C'è la cocciutaggine e la testardaggine di chi continua ad andare avanti come un treno nonostante tante esperienze provenienti anche dalla vita o dal consiglio saggio delle persone che ci sono intorno. Se riflettiamo con attenzione, vediamo attraverso, ecco, lo schermo della saggezza, ecco, della sapienza, tante cose che succedono in noi, intorno a noi, vedremo questo mostro della sapienza primeggiare e signoreggiare. Questo è il peccato di Lucifero per antonomasia, nella più totale noncuranza, incoscienza di molti. Questo certamente ha ancora di più acuito, ecco, le pene già terrificanti, ecco, di Gesù, che proprio per riparare dei danni commessi da questo mostro è stato torturato in questo modo orribile. Ecco, noi mettiamo, come faceva anche Luisa nel dolore della passione, un bacio per ogni spina, moltiplicandoli però nella divina volontà i nostri baci, perché siano infiniti, ecco, perché Gesù non senta, ecco, se fosse possibile, quasi il dolore, pur tanto grande, per tanto amore che noi mettiamo al suo cospetto. Gli chiediamo anche la grazia e la luce in questo mistero, ecco, di non farci cadere nei tentacoli e nelle piovre di questo orribile
vizio, ci porta lontanissimi, anni luce lontani dalla divina volontà, e ci causano montagne di guai in questa e anche nell'altra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ti rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero doloroso contempliamo la salita di Gesù al Calvario sotto il peso della croce. Ci facciamo compagni del cammino doloroso di Gesù, come pochissimi che hanno avuto il coraggio di stargli vicino durante questo momento, sua mamma, San Giovanni, e poche donne, come ci informano i Vangeli. Nel momento del dolore in molti hanno lasciato Gesù solo. Ecco, noi entriamo nella Divina Volontà e ci facciamo tutti quanti presenti alla scena del Golgota perché, e della salita verso il Golgota, perché Gesù ci veda. E è possibile fare questo nel Divin Volere, perché veda noi che camminiamo con lui e si senta un pochino solo. È terribile sentirsi soli ed abbandonati, è terribile anche sperimentare l'ingratitudine degli uomini, e che forte sentì Gesù durante questo tempo. Anche qui ci furono, anche questa tappa è segnata dal numero 3. Le cadute di Gesù sono realmente tre, come le contempliamo anche nel primo esercizio della Via Crucis, ed è bellissimo soffermarsi nel guardare, ecco, come Gesù andò ad abbracciare la croce. Ecco, le ore della passione ci descrivono una scena stupenda, con Gesù che si dirige a braccia spalancate verso la croce, la bacia come se fosse un innamorato, pur essendo già stremato dalle sofferenze e dal dolore,
e la pazienza con cui l'ha portata tutte le volte che si è rialzata. Io quando penso alla Via Crucis penso sempre alla bella e importantissima virtù della pazienza, che è una grande virtù. La pazienza è quella che non ci fa mai dire basta, non ne posso più, adesso mi sono stancato, dinanzi alle tante sofferenze, prove, vicissitudini della vita. Nella Divina Volontà questa virtù ha uno spazio fondamentale, ha un ruolo fondamentale, perché se vogliamo fare la Divina Volontà, oltre che viverci, con amore dobbiamo essere pronti ad abbracciare tutte le prove e le sofferenze che il Signore ci manda e dargli anche mano, carta bianca, mano libera. Imparare a non dire basta, non lamentarci, ecco, delle cose che accadono, abbandonandoci veramente ai divini voleri, sapendo che insieme alla croce il Signore ci dona sempre la forza per portarla e ci promette grandi ricompense per quelle che avremo portate con amore e con gioia come suo figlio Gesù. Tanto mettiamo il nostro ti amo su ogni passo che Gesù fece durante la Via Crucis, sulle sue orme sanguinate e sulla sua spalla, sulla piaga dolorosissima che si formò nella spalla destra e appeso davvero rilevante della Santa Croce, ringraziandolo e adorandolo e benedicendolo anche per questo tratto di passione che ha sofferto per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero doloroso contempliamo la crocifissione, la morte in croce di Gesù e la morte mistica di Maria. Ecco, anche in questo mistero, come sappiamo dall'ora della Passione e anche dai Vangeli, torna ancora il numero 3. Tre furono le croci piantate sul Calvario, tre furono i chiodi con cui fu crocifisso Gesù,
tre furono le ore in cui Gesù patì sulla croce prima della morte, tre le Marie presenti sotto la croce, Maria di Nazareth, Maria di Magdala e Maria di Cleofe. È commovente e direi quasi straziante in questa ora, in questo mistero, ricordare quei particolari che conosciamo dalle ore della Passione. A me personalmente enormemente impressiona Gesù che è innalzato sulla croce, inondato in un mare indicibile di dolori che non è dato, credo, a mente umana di comprendere. Io penso che soltanto chi ci ha avuto le stigmate, ecco, forse può capire qualcosa di quello che ha sofferto Gesù sulla croce. Ma Gesù in quel momento che dice più pene ancora, e ci ricorda come il suo modo con cui si avvicina a tutte le anime, anche alle nostre, è quello di cercare di vincerci a forza di amore e di sofferenze offerte. Gesù non fa nient'altro, quindi non usa minacce, maledizioni, violenze o forzature. Più noi ci allontaniamo da Lui, più Egli offre amore e sofferenze, di cui fu completamente saziato, ecco, nella sua dolorosa passione che ricordiamo nel Fiat Supremo, grazie a Dio, è sempre in atto e qui nel tempo sulla terra viene ininterrottamente, ecco, attualizzata attraverso il santo sacrificio della Messa. Pensiamo cosa sarebbe il mondo se si cessasse di celebrare la Santa Messa. Commettiamo il nostro adorantissimo ti amo nelle ferite delle piaghe, delle mani, dei piedi, del costato, in tutte le gocce di sangue fuoriuscite fino all'ultima stilla dal corpo santissimo di Gesù, e li mettiamo nel suo cuore, nella sua sensibilità, nei suoi affetti, ecco, profondamente feriti durante la passione. Li mettiamo anche nel cuore addolorato e immacolato di Maria, che morì di morte mistica sotto la croce, e nel cuore sacratissimo di Gesù, ecco, che fu strapazzato e distrutto anche in tutte le sue componenti affettive, vedendo sotto la croce anche i dolori indicibili di sua madre che piegheggiavano nel suo, e viceversa. Ecco, concludiamo come concludono, ecco, come viene conclusa quella splendida ora della passione che narra la morte di Gesù: ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, ecco, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ecco, concederci, come si dice in una splendida sequenza antica nel Dies Irae, che un così grande lavoro, una così grande fatica, ecco, non sia per noi inutile, possibilmente non sia inutile per nessuno. Che presto venga, Signore, il regno della tua volontà divina sulla terra, perché più nessuno mandi in fumo, sprechi, ecco, i frutti tanto dolorosi della tua redenzione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, clemente o pio, dolce Vergine Maria. Preghiamo secondo l'intenzione del Sommo Pontefice per l'acquisto della Santa Indulgenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.